Ciao ragazzi, io sono Logging Out e oggi siamo qui con la quinta parte di Lawkeepers con il partito pirata svedese. Come potete ricordare, siamo messi parecchio male. Potremmo essere cacciati alle prossime elezioni, quindi io direi di fare già subito una bella intervista. Non a Swedish People, ma a Good Morning. Così da cercare di recuperare almeno un po' dei nostri ben amati elettori. Parliamo bene di una legge, vediamo che succede. No. Il controllo ambientale. Non ha funzionato. Mercato. Voglio il mercato, pretendo il mercato, esigo il mercato. Abbiamo il mercato e vai. Cioè abbiamo il mercato come ricerca. Legalizzazione del gioco d'azzardo. No, è un azzardo. Oddio, ho fatto la battuta. Già. Passo sui viaggi aerei. Rifiuto ogni tipo di tasse. Un certo Friedrich è morto. Però non li vedo più. Sarà stato un aggiornamento. Toh, un'epidemia. Ci sono le elezioni tra qualche secondo, tra qualche settimana. Noi non siamo per niente pronti. Mi sa che farò una promessa di quelle che. Farò una promessa all'italiana. Qui aumento la felicità a 1. Oh, c'è. Oh, bene, siamo garantiti un posticino in Parlamento, ce lo siamo garantiti. Comunque, santo cielo, i comunisti sono calati. Cioè, noi siamo il sesto incomodo, ormai. Quanto tempo ho? 18 turni, dai, possiamo farcela, ragazzi, possiamo farcela se ce la giochiamo bene. È rimasta solo la povera Elsa, tutta triste e sola. Ma dovevo fare questa promessa, ragazzi, dovevo farla. Oh, Alfred è tornato. Ottimo, questo è uno. Meno 67% dei voti. Va, mi stai. E invece hanno provato. Mortuale, se l'aboliamo avremo più felicità, quindi aboliamola. Maledizione. L'auto piace tanto, però mi sto sentendo. Posso sorprendere, no. Dai, proviamo a abolirla ancora. La sto provando, abolendo sempre io. Avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Dai, 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 dai. Dai, ce l'ho fatta. Oh, ce l'ho fatta, ragazzi, non ci credo, ce l'ho fatta. Oh, che non so, forse ho mandato al diavolo il nostro bilancio, ma almeno ho reso felice la popolazione, dai. Che bello, mantieni, mantieni. Non siamo cattivi con l'ambiente. Sono felicissimo, sono al settimo cielo in questo momento. Guardate quanti voti stiamo recuperando adesso. Finalmente
finalmente si comincia a ragionare. Prossima sarà abolire una tassa. Ricordarselo. E siamo tornati in positivo finalmente. Tassa sul caffè, imposta sul tabacco, boom economico, sarebbe molto utile il boom economico. No, non posso proporre leggi. Mantieni. Tanto i soldi ci sono, non c'è problema. Ora i soldi ci sono, c'è tutto. Non so perché non abbiano voluto. Posso su viaggiare. Rifiuta. Accidenti. Accidenti. Apriamo la tassa sul caffè, magari poi diciamo di abolirla. Manteniamo il reato di rapina. Chi è che la propone? Chi è l'imbecille che... Sì, Kerstin, perché? Mi ha sparito il mouse per un secondo. Oh ragazzi. Ma era rubato i soldi, io ne parlo male, tanto vediamo come sono i rapporti con quel partito là ultraverde, il partito neutrale. Sono già bassi, io lo attacco, non mi frega niente, ma andiamo lotta e diamo lo Stockholm today. Qua mi astengo. Questo scandalo ci voleva, pure morto l'ING. Dai, commemoriamolo, facciamo una bella figura. Parlava di un partito, partito neutrale. Ottimo. Stadio ci darebbe vittoria sportiva. Ah, non ho visto cosa ci dà il supermercato. Vabbè, ma tutti quanti. Supermercato, quale legge vorresti rimuovere contro il cibo e tassa sull'alcol? Magari la prossima volta. Sono di sbarramento all'8%. Riuscirei a essere eletto altrimenti. Ora siamo lo Swedish People, abolisci tassa 9,36. Oh, ce la siamo cavata per un soffio. Stavamo per perdere tutto. Per uno 0,01 è arrivato prima il Partito Liberale. Incredibile, assolutamente incredibile. Ragazzi, abbiamo recuperato i nostri tre carissimi tre seggi. E ora aboliamo una tassa. La tassa sul servizio di Squalopus. Rivoltiamo Alfred. E invece hanno scelto Theodore. Siamo al 10,62%, cifra che non vedevamo da secoli. Mantieni 10,69, nice. Mantieni, i parchi nazionali sono belli, ci vanno a giocare i bambini, ci sono pecore. Non so cosa ho detto. Di stampa, chi è che apprezza la libertà? Ora sono primi capitalisti, ultimi globalisti. Mi astengo. Neanche un punto stavolta. Neanche
Gran peccato, ragazzi, gran peccato. Ma ormai siamo tornati in Parlamento più forti e carichi di prima, quindi è il momento di fare un po' di leggi per i nostri amici ambientalisti. Che non passano però. Però abbiamo incassato un sacco, veramente, veramente, veramente un sacco. Presidente uomo o donna, questo è interessante. Approviamo patente di guida, stavolta non ci casco. Ok, guardavo il timer. Tassa aeroportuale, aboliamola. Mi è costato un po' di punti nei sondaggi, ma non importa. Ora li ho recuperati. Posta sul tabacco, fatemi vedere. Nessuno vuole la sanità per ora, rifiuto. Cosa ha messo comunque? Ora il partito neutrale mi detesta con tutto il cuore e con tutta l'anima. Quale mantiene educazione sessuale nelle scuole? Legalizzazione della prostituzione. Mi astengo. E invece l'hanno provata. Vabbè, io potere fin là, se avessi più seggi ovviamente gestirei tutto meglio, ma non li ho. Diamo sussidio all'agricoltura. Prima delle elezioni possiamo guadagnare un po' di voti e invece abbiamo persi. Beato di rapina, mantieni. Porto d'armi rifiuta perché non siamo un partito che approva il porto d'armi. Qui adesso cosa potrei fare? Cosa potrei fare? Raggiungi bilancio. Ora vorrebbero un uomo però. Potrei cambiare leader, cioè essa è stata il nostro leader tanto tanto tempo, ma non lo farò adesso. Comunisti sono ritornati secondi. Ok, cosa abbiamo qui? Giochi olimpici, selezione di calcio e togliti. Ho cliccato te. Un po', niente tasse. Come siamo messi a divertimento, fare felici i capitalisti se no, intrattenimento siamo messi anche bene. Però i giochi olimpici no. Ragazzi, primo presidente, in questo caso primo ministro comunista della Svezia, Alfred Acca. Incredibile risultato storico anche con i miei voti, a parte quelli ovviamente di Elliot, ma tanto Elliot fa di testa sua, è stupido, non fateci caso. Che ho fatto? Ah, non mi sono neanche accorto. Aboliamo il volo auto. Ho fatto una vaccata perché non me ne sono accorto che. No dai, no dai, mi hanno detto che sono stato bravo lo stesso. Farebbero comodo questi 40.
Come siamo messi qui? Fare i tristi globalisti, ma tanto ambientalisti, globalisti e socialisti che sono il mio elettorato sono tutti quanti sotto. Non facciamolo. Nova E, chiunque fosse, è morta. Noi la commemoriamo. Proviamo i giochi olimpici. Perfetto. Approviamo il controllo ambientale. Bene. Tassa sul caffè. Rifiutiamola. Proviamo a essere nazionali di calcio, dai. Ora però abbiamo ricominciato a perdere soldi, ovviamente. No, 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 rifiuta categoricamente attraverso sul servizio scuola bus, i miei elettori la detestano. Posso portuale, referendum, licenza di taxi, disastro marittimo. Sarebbe interessante fare il referendum. Sì, dai, perché no? Zone scelto ai cittadini, addirittura. No, no, si sta bene con questa situazione. Secondo loro no, quindi d'ora in poi sarà eletto direttamente. Oh, ragazzi, finalmente siamo arrivati ai tredicesimi, 3 punti, i tre maledettissimi punti perché abbiamo fatto salire la popolazione 24. Oh, ci è costato 62 di denaro e un sacco di roba e anche un calo del 3,66% dei sondaggi, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo risaliti, finalmente, finalmente, finalmente. Bene, bene, bene. Allora, io direi che possiamo anche fermarci qua per oggi. Grazie mille per aver visto questa parte. Noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ragazzi.